Signori, bentornati in un nuovo episodio di Idea da Island Line, Land Line, Dai di Island 2. Siamo finalmente con il nostro unico pelato, anche se di zombie ne abbiamo visti parecchi pelati nell'episodio precedente. Ma no, non sei pelato. No, birro. Però ancora mi sa che devono fixare un po' il multiplayer. Io ti vedo tipo laggare. Va bene, quindi chiama la cavalleria, la missione che dobbiamo fare. Vediamo, abbiamo visto che questa qui forse sarà la nostra base operativa di questa famosa influencer. Oddio, c'è una... Guarda cosa stavo dicendo. Oddio, minchia quanto è bello il loot però qua, Poco da dire. Qua ci vuole un quadro elettrico. Buon uomo! Hai una donna! Oddio! Ah! Ma cosa li stai tirando? Ma li tiri armi tu o... No, c'ho un manganello. Minchia, vedevo solo l'arma, bro. Minchia, c'è la corrente qua. Dobbiamo staccare la radio, tirerà altri zombie. Ah, questo serviva lì, bro, tra l'altro. Levati dai cazzo. No, 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 prendilo. Ah, porco. Se tu me lo elettrifichi. Cioè, io l'ho preso in mano quando tu l'hai elettrificato. Non glielo tirare. Allora, il mio personaggio, bro, in teoria, voglio provare stabilità. Io dovrei... aspetta, qua che cazzo c'è? Dobbiamo chiudere la valvola. Aspetta. No, apri. Beh, in effetti conviene. No, vabbè, se è secondario no. Ah, no, questo è 75 metri davanti, dobbiamo proseguire. Gli tiro una batteria dei corna. Guarda che mira. Ricapica, per l'altro io ho messo pausa, ma mica mi stop. Oddio, consegna speciale, richiede chiavi del postino. Dove cazzo è il postino? Oddio, bro, ma qua c'è un casino, una chiave pesante. Questo è l'equipaggio di realtà. Ah, quindi se tu lutti non me lo fotti a me. Vediamo le stesse cose. Ah, sei tu quello lì, stai prendendo a calci. Ah, ora ti vedo me. Con quanto... Guarda il calcio volante del giaguaro, BRO. Vabbè, però il sangue è un livello di dettaglio assurdo. Oddio, ma qua... Cazzo, è una Ferrari tarocca. Legno bruciato. Ho io qua lutto un po'. E ti ora dobbiamo entrare, quindi. Dal tetto si può entrare. Sì. Ah, decorna. Vergogna, cagare. Qua si può entrare. Richiede le chiavi principali del recinto. Ma vai a cagare. Si può aprire. C'è una ragazza in piscina. Calcio volante del giaguaro. Niente. Ah, però li ho tolto. Oddio. No, fantastico. Se si spappolava a terra era ancora meglio. Tipo, mamma mia, ma qua sono mega villone. Arriva, BRO. Aia, mi sono buttato in mezzo. Mi hanno guasciato. Io mi faccio la vecchia. Mi sono fatto la vecchia. Guarda l'esplosione quando mi resto, cioè quando mi sparo il medikit, bellissimo. In due è molto più semplice. Guarda che ciccione qua. Come fa a bruciare in piscina, scusa? Domande a cui non posso darti una risposta, brother. Vedi, qui dentro c'è uno fortissimo. Questo è spoiler, bro, questo è spoiler. Lama, io sto lottando tutto. Ma l'aereo sol cosa ti fa? Ti dà stamina, tipo? Oddio, ma cosa esplode? Ma tu hai le granate, che cazzo hai? Guarda lì. Vai a cagare. Vai, vai, fai pesi adesso. Ho trovato una spada. Come faccio i pesi? Mi ho trovato un mazzo da pesi. Ah, lui. Perché loro hanno la TV e io no? Gliela distruggo. Oddio, ma gli ho rotto la mascella. No, mamma mia quanto realismo che ho visto per un po'. Oddio. Passeggiata, sfida superata. Richiede chiave del recinto delle capre. Oddio, ma volano. Oddio, ma c'è una signora. Vola gente. C'era una signorina. Ma a cagare, penso, a calci in culo. Lo sai che ho notato che il mio personaggio. Però ho notato che il mio personaggio è fortissimo a mani nude. Che significa che lui è caduto in piscina e tipo. Ah, che è bagnato. Tipo, è l'indicatore che è bagnato. Cazzo, è successo? Pierro, vieni qua. Che cazzo si entra? Ah, basta fare così quando... C'è una chiave qua? Una chiave? Non c'è un cazzo. No. No, avevo trovato la chiave per aprire sta porta. Vabbè, facciamo così. Ah, minchia, ma l'allarme... A posto. Ah, minchia, possiamo rapinare insieme. Minchia, serve solo a morirci. Guarda bella TV. Loro sì e io no. Giusto. Così bisogna agire. Dobbiamo cavare la cavalleria a 49 metri. Lei sta venendo una abbastanza incazzata. Oddio. Oh, guarda come schiva. Assa stare male. Porca puttana.
Ah, ma fai esplodere ste robe. Buttati in piscina, sta prendendo fuoco. Ma tu fai esplodere ste robe, allora. No, le ho tirato una stecca troppo forte. Ah, è lì che dobbiamo andare, bro. Ah, mado, ti ferisci se cadi sulle palme, perché sono spinose, bro. Quanti... Vai che è fatto, vai che è fatto. Che cazzo. Moriva. Era già morta e non voleva morire di nuovo. Oh, c'ho l'acqua, bro. No, sono un coglione. Ho buttato acqua sul filo elettrico. Ma posso fare la scia? Oddio, ma è OP sta roba. A sete, bro, a sete. A sete, falla bere. Ops. La sto annaffiando. Minchia, gli ho tirato il... calma, signorina. Ok, fatto. Qua ci sono altri due. Minchia, questo è livello 5. È già un livello più alto di me. Attenzione. Attenzione. Ah, così, fuori dai coglioni. Sei shuriken? No, come si tirano? T? Ah, ok. Seleziona gli oggetti di lancio con T, sì. Però come si usano? Ah, con Q, ok. Co. Ah, de corna. Oh, guarda, ti faccio il salto del jaguar incredibile. Oh, ma non li prendo mai questo salto del jaguar. Cazzo vuole fare, molesto? Avrà un piano. Oh, mamma mia, quanto bellissima sta getta distrutta. Oh, il panico. Lei li sapevi già sti trucchetti, bastardo. Apri pure l'acqua nel dubbio. Qualcosa di galleggiante. Ah, secondo me ci sono tipo degli zombie. Aia, porca puttana. Tipo delle varianti. Minchia, bro. È un medico. Cazzo. Io c'ho il macellaio. Date a fa culo. Valigia. Stoffa, parti metalliche. Lei è un buon uomo. Shuriken. Ma lei è proprio... Ehi, disgraziato. Oh, un manganello ho trovato. Guarda che qua è pieno di roba. La... Minchia, latte. Oddio. Sono la vacca. Togli la batteria. Aspetta, me la fa togliere. Madonna. Oh, mi sembrava uno zombie. Vai a cagare. È un militare. Oh, oddio. Però il palo da impalcatura è la mia arma per... Aia. Mi sono fulminato da solo, cazzo. Ti ho visto. Oh, questo camminatore a me compare col teschio questo, bro. Sì, perché è forte. Questi sono livello alti per me, bro. No, bro, mi hanno one shottato, bro. F per accettare la morte. No, non l'accetto, bro. Vedi, già qua siamo a livello 5. Io sono al 4, mi pare. Guarda come gli ho rotto la mascella. Minchia, però colpisce. Ho trovato un'arma incredibile. A cagare, lasciate stare molesti. Prendetelo. Oh, è rotto i coglioni. Tante riparate. Cogna. Puttana. Prendo una tanica d'acqua, non ho paura di usarla, bro. Someone didn't want anybody or anything to get out. È aperto. Sì. Livello. Che livello è? Ah, ok, fattibile. Non è male sta cazzo di chiave inglese. Ok, rottami. Sì, ma qua c'è il. Cazzo hai combinato qua? Aia. Oh, vai via. Ah, sei tu, mole, mi sono cagato. Ho detto, minchia, gli zombie armati pure. Qua, minchia, intanto kit medici, che schifo, non mi fanno. Oh, è acqua acida, invece. Vai in acqua tu, qua è acida sta roba. Devi finirci anche tu, eh. Minchia, l'ho buttato in acqua intanto. Guarda, sta squagliando. No, ha lasciato qualcosa. Ok, l'ho preso. Minchia, come mai questa piscina è acida? Quadro elettrico, qua manca un fusibile. C'è tutta la pompa rotta. I morti venivano sciolti col solvente e poi tutto veniva scaricato. Minchia, capisco che i tempi sono disperati, ma questo è assurdo. Minchia, ma in effetti, porca puttana. Maggiore Booker, ma che cazzo è? Ho preso il kit medico. Sì, sono full. Ah. Prendiamo il panico. You got some problems, lady. Uccidili tutti. Oh, tutti sull'acido li buttiamo. Vai a cagare, guerra di zombie.
Guarda a pugni quanto sono forte, bro. Ma l'ho bruciata con la... sono un pro player. Lascia stare molesto, figlio di puttana. Signorina, lei è un pochino obesa. Ma tu stai ribaltando sti barili di aci. Mamma mia, sto sciogliendo. Prendi il kit che era qui. Mamma mia, non pensavo. Affronta il maggiore ubriaco. Ma questo qui è un bastardo, altro che cavalleria. Qua manca un fusibile però, La pugniera, questa devo provarla. C'avevo la pugniera tattica. C'è una batteria, dell'acqua, componenti elettronici. Oh, il banco da lavoro, santo. Aspetta che mi vendo un bel po' di cose. Allora, c'ho tante armi di merda, diciamo. Aspetta un attimo, perché io tanto mi devo sistemare qua più o meno l'inventario. Poi consumabili ho 4 kit medici, di componenti ne ho un bel po'. Tra l'altro alcuni, tipo la lega e le fibre sintetiche, sono rari. Ho chiave della casa di Emma, chiave magnetica delle capre. Sicuramente è da visitare. Oggetti da lancio, c'è l'esca o lo shuriken. In base a come te la vuoi giocare. Ecco, al posto di questa qui, che io preparo il catenaccio, una parata o una schivata fa recuperare la salute. Ma io ho sbloccato anche questa. Scaglia un sacco di oggetti da lancio. Mi faccio così e il mondo. Oddio, è un'esca questa. Che schifo, ho allattato la casa. Che con l'ascianti-ingegno li sciolgo, Andiamo avanti. Quindi sto maggiore dove abbiamo chiesto la cavalleria sembra essere un testa di cazzo. Sembra che dobbiamo... sembra essere un po' un testa di minchia, sì. Un testa... E qui, minchia, sto avendo le convulsioni. Oh, wow. No, guarda che mi fa... Guarda lo sposo, è morto. Ma qua c'è uno che sta morendo. Signorina, ma gli sta facendo un... Ah, ok, lo sta mangiando, è uno zombie. Ah! Vedi che forza. Non abbastanza. Mamma mia, quanto è fatto bene, oh. Ah, ho trovato una nota, ok. Oh. Cosa c'è qua? Stoffa, raccogli tutto. Lame. Oh, fibre sintetiche, godo. E poi qua vari materiali molto, molto utili. C'è un mare di taniche d'acqua, qua c'è un kit. Oh, fibre sintetiche. Armadietto, ti serve la chiave dell'armadietto della lavanderia. Buon uomo. Oddio, ma questo aveva... Porca puttana, sapevo prima. Ha fatto tu... Ah, ma non sei tu! Anche se è sempre pelato. Ma bomba chimica cos'è? Un progetto? Bomba chimica. Ma come la uso? Cioè cos'è? Tipo una granata? Ah, quindi me la devo equipaggiare dagli oggetti da lancio. Ok, allora al posto dell'esca. Fantastico, quindi vediamo. Aspetta che la provo. Come cazzo si lanciavano? Ma con questi terremoti sono veri, non sono allucinazioni. Ah no, sono veri, sono veri. Cosa causerà questi terremoti? Signorina! Non si piscia quando ci sono ospiti in casa. Soprattutto si piscia nel cesso, non davanti alla porta. Qua cosa c'è? C'è un cazzo. C'è una tanica. Questa sembra... Ma cos'è tanica di... Ah, questa è proprio benzina. Bello. Voglio fare una cosa. Il problema è come cazzo la... Oddio, ho trovato la donna delle pulizie. Dov'è? Dov'è la donna delle pulizie, però? Qui. Nota. Qui c'è una marea di roba. Per l'ingegnere. Il quadro elettrico è accanto alla porta, ma le camere 201 e 203 sono sullo stesso circuito, quindi occhio a non fare incazzare il vicinato. Bene. Ah, sul ripostiglio posso conservare armi e prenderle in un secondo momento, tipo. Sono incastrato. Vediamo se ti posso... Aspetta, ti mando uno zombie, magari ti ferisce, aspetta. Magari ti sbaga. Cioè, magari quando ti atterra, capito? Sei un po' meno buggato, è vero. Aspetta, fatti riatterrare, bro. È l'unica tua speranza di salvezza. Non mi attacca. Lo faccio esplodere, che lui ha qualcosa. Non penso che sia. Infatti. È stato un piacere conoscerti. Mi ricorderò di te. Ti troverò e ti mangerò il cuore. Che stai malata. Aia, aia, aia. Mi sa che le attiva lei tutte queste trappole. Se è possibile che si attivano a caso. Comunque, sta sigaretta che ha il tuo personaggio non si è mai spenta. Ok, sono salito nel... qua nel condotto. Il sangue è sempre la via, comunque. Oddio. Oh, no, questa la voglio provare. Ah, zappa. Però è bello che il loot è random. C'è sempre un kit medico se ti serve.
Questa porta di sangue è quella giusta, com'è? Chia di denaro. Stoffa, denaro. E quindi era quello lì, l'ubriaco. No, trova la stanza 307. Buongiorno, signorina. Tra l'altro l'ho fatto entrare nel ripostiglio senza aprire la porta. Quasi vuole pure bravura nel fare sta roba. Non è da tutti. Questa è la 306. Questa è la camera, penso, di una che fa su Twitch piscine e idromassaggi, bro. Guarda, senti qua, te ne accorgi. Trova le chiavi del maggiore. Troveremo tutto. Basta questa paperella. Guarda come mi hai buggato malissimo, bro. Ok. Oh, chiavi. Chiave cassetta di sicurezza. 53. Però ho trovato un bel paio di chiavi. Forza maggiore, questo è tipo collezionabile. E ora dove cazzo è? Trova le chiavi del maggiore. Ah, ma sono qua a terra. Ma fa culo. Ok, apri la sala da ballo. Non è che usa la testa, è che questa parte l'hai fatta tre volte. Però qua mi sa che c'è Godzilla, tipo Godzilla zombie. Però io li tiro la tanica di benzina, se lo vedo. Bro. E qui? Ah, guarda dove siamo, minchia, abbiamo fatto tutto il giro della vita. Ok. Ma tu te lo ricordi lo sposo di prima? Sì. Ah, quindi è la sposa ora? C'è la sposa? È un po' incazzata perché lo sposo è morto. I'm trying to contact the authorities. Well, you sort of have. I'm part of the CDC team in LA. I was anyway. Are you, do you think it might be infected? That's where things get interesting, Doc. Name's Bruno. Got bitten last night, but no worries, I got better. You got bit? Oh my god. If it's worth anything to you, you may be talking to an immune survivor. Oh, it's worth something, all right. We've been looking for you. Well, someone like you for our vaccine program. Minchia, ma è obesa, è tipo una cicciona, secondo me. I'm gonna have to call you back. Hey, wait! I need you! You have to get here! Hello? Hello? You okay? Porco! È palestrata! Enorme! Non gli piaceva manco la torre. No! Minchia, lo sposo era niente, ecco perché non ho messo la sposa come boss. Gli ho tirato la bomba di sperma. Oddio, non muore, bro. No, no, bisogna cambiare arma. Dove lascia? Orca, meno male che ce l'ha con te, io alle spalle mi sto divertendo. Dai che è morta. No, ho buttato l'asso. Ho preso questo. Sono i testimoni. Ah. Oddio. Ma che cazzo di arma ho io? Un rastrello. Guarda come sono messo. Colpo con scatto felino sbloccato. Mamma mia. Ci siamo. Sparo un kit, tanto qua ce l'abbiamo. Essenziale che tu resti in vita. Grazie, sono immune. Devono studiarmi, figli di puttana. Guiderò mai il mio corpo. Salgo di livello. Signori, io direi che dopo aver inculato la più grande palestrata sposa della storia dell'uomo, io vi saluto. Nel frattempo io molesto, controlliamo se era veramente una donna. Quindi niente, alla prossima.